Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Appassionati della Serie A Team, buon pomeriggio da Giampiero Fogliamanzillo. Una sola vittoria nelle ultime 10 partite per il Torino, che arriva dalla sconfitta in casa contro il Chievo. Per invertire la rotta, Giampiero Ventura deve sfatare un tabù, battere il Palermo al Barbera, un'impresa che Granata non riesce dal 1962. Il fischio del direttore di gara. Servizio per lo svizzero, mette in mezzo Gilardino con il piatto, il vantaggio del Palermo dopo 2 minuti, è sempre lui, sempre Alberto Gilardino. Si sblocca il punteggio al Barbera, Palermo 1, Torino 0. Costretto a frenare, la Veronica finisce a terra, forse c'è il tocco e calcio di rigore. Il fischio di Cervellera, la rincorsa di Immobile, la battuta, indovina l'angolo ma non riesce a tenerla Sorrentino, la rete dell'1-1, il pareggio firmato da Ciro Immobile. La rapidità del Toro, 2 contro 2, lo scarico per Immobile, posizione regolare, contro Sorrentino, in mezzo Belotti, il tocco sotto, pallone al lato, clamorosa opportunità per il Toro. Il recupero di Belotti, prova a inserirsi nel corridoio, Belotti incrocia il destro, pallone al lato anche stavolta. Torino a fare la partita adesso con Bruno Peres che punta e salta Ilemark, mette in mezzo e l'autogol, cade sotto il fuoco amico Sorrentino, punito dal tocco di Giancarlo Gonzales. Il Torino la ribalta appena superata la mezz'ora, 2-1 per i Granata. Se ne va in uno contro uno, punta la porta, l'appoggio adesso per il tentativo di Benassi, la respinta di Alastra. Riparte il Palermo, lo fa con Vasquez, pressato da Benassi, cerca il cross, lungo, arriva Gilardino, il miracolo di Padelli che ci arriva con i polpastrelli. Che prova a ripartire con lo spunto di Benassi, il servizio per Belotti, il corridoio centrale percorso da Immobile, l'appoggio è per lui, raggiunto adesso, si allunga il pallone, ancora una volta il miracolo di Alastra, insuperabile il portierino del Palermo, che può ripartire adesso con la progressione di Baselli, l'apertura a sinistra per Immobile, ancora una volta in uno contro uno, area di rigore, Immobile con il sinistro, incrocia e stavolta per Alastra non c'è niente da fare, la doppietta di Ciro Immobile, il terzo gol del Torino al minuto 24 della ripresa. Belotti adesso vince un rimpallo, può provare ad andarsene con Martinez che arriva dall'altro lato, l'incursione solitaria, incrocia la conclusione che termina alta di poco. E la partita finisce qui.